lanciare un campolongo dell'ufficio stampa di Top Doctors. Oggi siamo in compagnia della dottoressa Gabriella Mirabile, specialista in urologia ed andrologia. Parleremo della vescica iperattiva, ossia quella condizione urologica caratterizzata da una sensazione urgente di dover urinare più volte e l'utilizzo della tossina botulinica in questa patologia. Buon pomeriggio, dottoressa, un piacere poter contare sulla sua collaborazione. Grazie mille, buon pomeriggio anche a lei. Iniziamo. Cosa si intende per vescica iperattiva e può interessare sia maschi che femmine? Allora, la sindrome della vescica iperattiva è una condizione clinica in cui il paziente avverte un'esigenza di urinare più frequentemente rispetto al normale. E diciamo che la menzione, la fisiologia della menzione è un meccanismo estremamente complesso che prevede la coordinazione sia della muscolatura della vescica, sia la muscolatura dello sfintere che deve rilassarsi per riuscire a svuotare la vescica, sia tutta l'innervazione propria dell'apparato urinario che deve coordinarsi in maniera adeguata per svuotare la vescica. Quindi una qualunque condizione che possa influenzare la muscolatura o l'innervazione può determinare questa alterata sensazione del paziente. Fondamentalmente la vescica iperattiva si divide in vescica iperattiva neurologica, nel caso in cui ci sia di base una condizione neurologica come la sclerosi multipla, il morbo di Parkinson, un ictus, un trauma midollare che abbiano determinato un'alterazione neurologica che porta alla vescica iperattiva. Oppure la vescica iperattiva non neurologica in tutti quei pazienti in cui si verifica questo disturbo senza che ci sia di base una condizione neurologica. Okay. E quali esami servono per fare una corretta diagnosi? Allora, l'esame principale per fare una corretta diagnosi si chiama esame urodinamico invasivo. La parola fa obiettivamente paura perché questo invasivo mette tanto timore nei pazienti. In realtà si chiama invasivo perché consiste nell'inserire un piccolo catetere all'interno della vescica, ma delle dimensioni della punta di una penna, non stiamo parlando di cose eccessivamente voluminose, e una piccolissima supposta nel retto. Tramite questi due sensori si va a fare una specie di elettrocardiogramma interno della vescica, spiego così al paziente, perché si va a monitorare tramite un programma specifico il funzionamento della vescica durante il riempimento e durante poi lo svuotamento. Durante il riempimento la nostra vescica dovrebbe stare rilassata e tranquilla finché non arriviamo a un riempimento tale che avverte, che le fibre nervose avvertono il cervello che è arrivato il momento di cercare un bagno. Nei pazienti affetti da vescica iperattiva invece c'è un mancato funzionamento della vescica, per cui si verificano degli spasmi involontari, improvvisi, percepiti dal paziente come urgenza menzionale, che se superano la capacità di trattenere del paziente possono in alcuni casi anche portare a un'incontinenza urinaria da urgenza. Quindi sono condizioni che possono essere anche molto debilitanti per il paziente, perché possono coinvolgere proprio la qualità di vita del paziente stesso con necessità di utilizzare presidi e assorbenti. Può coinvolgere sia il maschio che la femmina, assolutamente sì, sia nella condizione determinata da patologia neurologica, ma anche nella condizione di alterazione muscolare che magari può essere secondaria all'ipertrofia prostatica o al prolasso nella donna. E questo esame è doloroso oppure no? Allora, questo esame è fastidioso, quello sì. È un pochino imbarazzante perché il paziente si trova nello studio insieme al medico a dover aspettare di avere lo stimolo di far pipì e urinare con questo catetere, però vi assicuro che se messi nelle condizioni adeguate, nella tranquillità e nella serenità poi fornita dallo specialista, è un esame talmente importante che non è assolutamente insomma né invasivo né pericoloso. Perfetto, grazie. E che tipo di terapie vengono utilizzate per trattarla?
Allora, altra cosa che voglio dire ai pazienti è che l'esame urodinamico invasivo in questa condizione è estremamente importante, ma in alcune situazioni semplici, più semplici, l'importante è escludere una patologia di base, quindi basta a volte anche un'ecografia con la valutazione del residuo per impostare una terapia. Poi nei casi più particolari o che non rispondono alla prima terapia, diventa importante avere un quadro un po' più approfondito. Le terapie che si possono fare sono delle terapie farmacologiche, purtroppo un pochino costose dal punto di vista proprio di costi, perché non vengono passate in Italia dal Sistema Sanitario Nazionale, ma sono assolutamente estremamente efficaci nel migliorare la problematica, quindi il sintomo. Esistono diversi tipi di farmaci che possono avere come effetti collaterali fondamentalmente la sensazione di secchezza alla bocca, agli occhi e un pochino di stitichezza. Nei casi in cui i farmaci dovessero essere poco tollerati o soprattutto il costo dovesse essere eccessivo, si può, sono, o se non dovessero funzionare, si può passare a dei trattamenti differenti. Che possono anche essere associati alla terapia farmacologica, in particolare la neuromodulazione del nervo tibiale, che è, consiste nell'acquistare un apparecchio con dei cerottini, degli elettrodi che vengono posizionati in posizioni particolari a livello della gamba, dove c'è un nervo che ha delle fibre collegate con la vescica, per cui, come facendo una specie di elettroshock della vescica, ripristina il funzionamento della vescica ed è molto efficace anche questo nel tenere a bada la sintomatologia. Oppure quello di cui insomma volevo parlare è la possibilità di infiltrare la tossina botulinica all'interno della vescica. In anestesia locale con un cistoscopio flessibile, quindi poco fastidioso, come un piccolo catetere, si possono fare delle iniezioni all'interno della vescica di tossina botulinica, che è quella più conosciuta e nota per il trattamento delle rughe cutanee, che va proprio a paralizzare e a ridurre questi spasmi. Quindi anche questo è un trattamento estremamente efficace in chi magari non vuole più prendere farmaci per bocca. Ok, ed è sicura? È sicura, è un tipo di trattamento che effettivamente utilizziamo da relativamente poco tempo, quindi gli studi scientifici a lungo termine sono ancora pochi. Però è un trattamento sicuramente sicuro, bisogna fare un pochino attenzione ad utilizzarlo in maniera diversa nel maschio e nella femmina, perché paralizzando un pochino la muscolatura può peggiorare lo svuotamento e quindi il rischio prioritario è quello di controllare il residuo postmenzionale dopo aver fatto questa procedura, perché il rischio è che possa aumentare e debba essere necessario svuotare la vescica con dei cateterismi, però è una cosa che si ripristina poi nel tempo, perché anche il trattamento ha una durata di qualche mese fino a un anno, quindi anche se si dovesse verificare questo effetto collaterale, sarebbe un effetto collaterale breve nel tempo. Momentaneo, no? Esatto. E vuole aggiungere qualcos'altro? Vorrei semplicemente aggiungere ai pazienti come consiglio ai pazienti di non vergognarsi se dovessero percepire questo disturbo, che abbiamo ad oggi tante cure disponibili e che possiamo trovare la soluzione più idonea ad ogni caso. Quindi di rivolgersi allo specialista e di non vergognarsi se c'è questo problema. D'accordo, dottoressa. La ringrazio moltissimo per il suo intervento e per averci spiegato in cosa consiste la vescica iperattiva e l'utilizzo della tossina botulinica. Approfitto per ricordare ai nostri utenti che è possibile richiedere un consulto tramite il servizio di telemedicina, una visita presenziale con la dottoressa Gabriella Mirabile attraverso il suo profilo disponibile sulla piattaforma Top Doctors. Grazie mille. Grazie, buonasera, arrivederci. Buonasera.